E da stamattina praticamente che sto combattendo col mal di denti. Mi hanno detto che forse può essere un dente del giudizio. Sono le 2:30, 2:35. Ma come dolore mi fa un sacchissimo male. A volte noi mamme dobbiamo un pochino farci coccolare dei nostri bimbi. Grazie. No, 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 scusami, scusami. E anche questo? Ok. Grazie. No, no, un secondo. Dove è sparito? Dove è finito? Macchiettine e benvenuti in questo nuovo folle vlog. No, aspetta, è un vlog, un video? Decidetelo voi qua sotto nei commenti. Guardate questa clip. Ciao a tutti, sono le 9 meno un quarto di sera e io è da oggi che non riesco a togliermi la mano dalla faccia perché continuo ad avere veramente un dolore forte ai denti. Ebbene sì, ragazzi, sto andando al dentista per togliere qualche caria e purtroppo non so perché, ma è da oggi che mi fa male il lato sinistro. Vabbè, ragazzi, volevo solo rendervi partecipe di questo. Scusate, ragazzi, ho cambiato location, sono venuta giù di sotto perché sono già alle 9 di sera e non vedo l'ora, ragazzi, di coricarmi perché è tutto oggi che ho mal di denti. Chiara, anche lei tra poco si va a nanna. E nulla, ragazzi, spero di stare meglio. Ci vediamo domani che vi faccio sapere se il mal di denti è passato oppure no. A domani. Avete visto? La mamma ha mal di denti. Infatti, ieri sera è andata a dormire con il mal di denti. Povera mamma. Anche durante la notte ha messo il ghiaccio per tutta la notte perché stava impazzendo dal dolore. Ve lo faccio vedere. Ragazzi, scusate, sto parlando un po' piano perché i bimbi già dormono. Sono le 2:10, mi sono andata a prendere il ghiaccio perché sto cominciando ad avere, anzi, è da stamattina praticamente che sto combattendo col mal di denti. Spero domani che vada un po' meglio, vi devo dire la verità. Sto mettendo il ghiaccio sperando che anestetizzi un po' il dolore. Mi hanno detto che forse può essere un dente del giudizio, però non lo so ancora. Poi domani pomeriggio devo andare dal dentista. Vabbè, amici. Spero di dormire perché praticamente non ho ancora chiuso occhio e sono le 2:30, 2:35, forse 3 meno un quarto già. Ci vediamo domani mattina sperando di stare un po' meglio, cosa che ne ho i miei dubbi. Vabbè, ragazzi, a domani. Avete visto? Ora la mamma mi sa che è sul divano e ve la faccio vedere. Ragazzi, guardate, infatti la mamma ha molto molto dolore alla guancia, ai denti. Sì, guarda un po' com'è. Molto meglio. Chiara, secondo te, rispetto a prima che mi facessi la doccia e adesso, sono più gonfia o sono meno gonfia? È meno gonfia. Ragazzi, guardate com'era prima di farsi la doccia. Appena sveglia questa mattina, circa un'oretta fa. Secondo me, un pochino con l'acqua calda della doccia mi si è Sì, sgonfiato. molto Guardate. sgonfiato, guardate. Eccoci qua, siamo arrivati al mattino seguente e come pensavo, ragazzi, sono tutta completamente gonfia. Ieri sera sono andata a dormire con dolore ai denti perché tutta la giornata avevo dolore ai denti e difatti, guardate un po', sono tutta praticamente gonfia. Ora andrò a fare la doccia e poi tornerò da voi. Avete visto? È molto meglio ora, guardate. Chiara, fortunatamente va molto meglio Sì. come gonfiore, ma come dolore mi fa un sacchissimo male. Io non so, Chiara, cosa posso avere, ma io presumo di avere il dente del giudizio da togliere, dato che il dentista l'altra volta me l'aveva detto. Sì. Mi sa proprio di sì. Vabbè, allora, amici, io vado a chiamare il dentista e poi voi verrete dal dentista Aspetta, te lo con vado a prendere io il telefono. No, vado io così almeno faccio due passi. Perché sennò mi sto rimbecillando qua dentro. Anzi, qua seduta. Ok, allora io ti aspetto qua, ok? Ok, ecco qua. Allora, chiamiamo il dentista. Credetemi, io non pensavo di stare così male. Se per caso anche tu avessi già avuto un gonfiore così, un ascesso, un dente del giudizio da togliere, o comunque se anche voi siete andati almeno una volta dal dentista, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Dottore, Sì.
Sì, buongiorno, sono mamma Giulia. Sì, mi scusi se la disturbo, ma ho un problema che stamattina mi sono svegliata parecchio gonfia, guancia lato sinistro. Sì, già adesso? In studio da lei? Ok, va bene. Agli ordini, sì, ok. Allora mi reco in studio da lei, ok? Che cosa strana, commentò mamma Giulia. Grazie dottore, a presto, a tra poco. Saluti, grazie. Anche Pallino indossava le sue ali da pipistrello. Bimbi, devo andare dal dentista. Mamma, cosa ti ha detto il dentista? Ragazzi, ecco voi la super sorpresa che potete preordinare su Amazon nel link in descrizione. Mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate. E se lo preordinerete ora, avrete in regalo la fantastica cartolina autografata da noi. Quindi che cosa aspetti? Link in descrizione. La mamma deve andare d'urgenza dal dentista. Che fate? Venite con me o state a casa? Mamma, io sto a casa a finire di leggere il mio libro. Quindi te vai dal dentista con papà? Sì, amore, papà è fuori. Io vado con lui. Ma scusa, ma di... Ah, eccoti qua, amore. La mamma deve andare d'urgenza dal dentista perché deve capire se il dente del giudizio me lo deve già estrarre oggi, perché è abbastanza gonfio. Tu, Chicco, stai con Chiara? Ok, dai. Allora, io mi vado a preparare, mi cambio e vado con papà. A dopo, ciao amore. Ciao, Chicca. Ciao. A dopo, ciao, mi raccomando, mamma. Comportatevi bene con la babysitter, sì. Ok? Ciao, mamma. Io non ho voglia di stare con la babysitter Sophie. Neanche io. Ma poi quella la ci sgrida. È scorbutica. E io quella la odio. Pure io. Sì, dice un sacco di bugie. Ha pure inventato la scusa che l'abbiamo legata. Che alla fine lei ci ha legato. Sì, quella lì dice solo bugie. Non c'è neanche un giorno che non dice le bugie. Ah, oh, io non ci voglio stare con lei. Pure io. Ok. Allora, mi sono sistemata. Adesso mi andrò a lavare i denti. Mamma mia, che dolore. Non ci posso credere. Mi raccomando, macchiette e macchiettine, l'igiene orale è la cosa più importante. Non vi fate ripetere, come fanno Chiara e Diego, tutti i giorni costantemente di lavarsi i denti ripetutamente, parecchie volte durante la giornata, perché potete finire, questo è un dente del giudizio che non c'entra con la pulizia, ma può essere che da una piccola caria ti possa esplodere un ascesso, e credetemi che essere gonfia non è per niente bello. Ah, che male! Credetemi ragazzi, io non so se voi riuscite a percepirlo, non ho nessuna caramella in bocca, effettivamente ho un ascesso causato dal dente del giudizio che mi fa parlare completamente storta. Quindi ragazzi, devo correre dal dentista. Andiamo! Antonio mi sta portando dal dentista perché, come potete notare, sono abbastanza conciata male. Ho questo ascesso che mi è scoppiato. Il dentista sostiene che è per il dente del giudizio che già dovevo togliere. Quindi noi andiamo dal dentista, poi usciamo e vi facciamo sapere come è andata, ok? Quindi, dato che all'interno del dentista non me la sento di filmare perché mi fa alquanto male, vi racconterò tutto al mio ritorno. Bimbi, sono tornata e... Mamma! Sì, amore, sono tornata dal dentista. Mamma, che ti ha detto? Guardate quante medicine ha dato. Che ti ha detto, quindi? Sì. Ti racconti tutto? Sì, allora andiamo su e nel mentre io mi vado a mettere questa crema all'interno dei punti che mi ha messo. Ok, allora noi ti aspettiamo su, va bene? Su sopra, sì, andate pure. Diego, la mamma mi fa proprio tenerezza. Ora me, poverina, come facciamo ad aiutarla? Fammi pensare. Quando lei ci chiede qualcosa, noi gliela portiamo senza farla alzare? Cioè, ci prendiamo cura di lei
per questi giorni in questa mare, ok? Ok, Chiara, fare fatto. Ragazzi, mi sono appena messa il gel nella gengiva dove mi ha estratto il dente e ora mi ha consigliato il dentista di mettere per le prossime ore il ghiaccio, quindi andrò in cucina a prenderlo. Bimbi, vado a prendere il ghiaccio in cucina e arrivo! No, mamma, lo prendiamo noi! Tu vieni a rilassarti! Bimbi, ma devo andare a prendere il ghiaccio! Te lo prendiamo noi! Vai sul divano a rilassarti! Va bene! Sarete voi gli aiutanti per i prossimi giorni? Sì! Promesso? Sì! Senza combinare danni, che io sto già abbastanza male. Ok, okay. Non come l'ultima volta che ci siamo bruciati per te. Vado sul divano, non mi fare ricordare brutti momenti. Ok, e allora aiutiamo la mamma. Sì, andiamo! Diego, glielo porti tu il ghiaccio o glielo porto io? Addio. Ok. Ecco. Freddo. Voglio portare, ora arrivo io. Oh, che bello mamma, essere tieni. Comodi. Oh, bravo, grazie. Mamma, mi sono di qualcos'altro. Oh, che bello fare. Sì, allora, da te vorrei che mi porti il telecomando della televisione, ok? E da te vorrei un bel bicchiere d'acqua fresca. Ok, te lo portiamo subito. A volte noi mamme dobbiamo un pochino farci coccolare dai nostri bimbi, perché sono sempre loro che vengono coccolate da noi. Non dimentichiamoci che prima di essere mamme, noi siamo anche state figlie, quindi un po' di meditato relax. Mamma, quale vuoi? Questo? Bene. Grazie. No, scusami. Anche questo? Okay. Grazie. No, un secondo, mi potresti aggiungere un cuscino dietro la testa, per favore? Grazie. Ok, grazie, puoi andare. Ah, no, un attimo ancora. Ok, mi potresti dare la coperta che c'è all'interno del puffo? Okay. Grazie. Mamma, ecco l'acqua. Oh, grazie, anche tu l'acqua. Mettiamola insieme. Bella fresca. Mamma, però non ne approfittarne. No, figurati che io ne approfitto. Allora, bimbi, scusate, un'ultima cosa vi chiedo. Vabbè, io voglio che ho i piedi coperti, grazie. Ecco. Oh, grazie mille. Ho una certa fame. Però non posso mangiare nulla di non liquido. Quindi mi portate uno yogurt, per favore. Certo. Non potete capire che bello è farsi servire. Allora, vediamo che yogurt posso portare alla mamma. Diego, secondo te qual è meglio? Quello della pesca le piace? Sì. L'hai preso il cucchiaio? No. E se la prende, cosa aspetti? Oppure il frutto lo possiamo dare? Il frutto. Il frutto verde? Sì. Ok. Portiamo alla mamma lo yogurt. Ok. Arriviamo, mamma! Oh, bimbi, grazie. Mamma, ti ho pure portato il telefono se ti vuoi vedere qualcosa. Pure, mamma, ti ho portato il cucciaino. E grazie. Io ti ho portato il frutto. Aspetta che te lo apro. Ok, grazie. Vado a buttarlo? Sì, bravo. Ecco qua. Fammi sentire se è buono. Buonissimo. Ma mi sembra che te lo stai finendo tu. No, fidati. Eccomi. Non mi piacciono gli yogurt, però. Ma se ti sono sempre piaciuti. Ma non questi, comunque poco. Devi mangiarlo, ha detto il dentista. Va bene, basta così, finiscelo pure tu. Macchiette e macchiettine, ci vediamo nel video di domani, sperando che mamma Giulia mi abbia passato questo gonfiore e che possiamo tornare a fare video normali senza il gonfiore sulla faccia di mamma Giulia. Ah, però, chi non l'ha ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Ciao! Insieme a noi, Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai perché se non c'è, l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con voi.